Parliamo di calcio in Serie C il 27 ottobre, si gioca Lucchese-Pescara, la partita è in programma alle 19:30, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rete 8 con ampio pregara a partire dalle 18:30. Ma per saperne di più in studio qui con me c'è Massimo Profeta, buon pomeriggio Massimo, ci Buon sono delle pomeriggio a te. novità? Sì, c'è una novità riguarda appunto le condizioni di Pierozzi, allarme rientrato. Ieri si era fermato Pierozzi nel corso della partitella pomeridiana per un fastidio al quadricipite, in realtà niente di grave, semplice affaticamento per l'ex Cesena che sarà a disposizione di Baldini nella prossima trasferta di Lucca, che naturalmente vedremo in diretta come hai già annunciato tu alle 19:30 domenica con ampio pregara a partire dalle 18:30. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda gli altri giocatori che erano non in perfette condizioni, appunto per Vergani, Valzania e Bentivegna, saranno tutti a disposizione di Baldini. C'è solo l'imbarazzo della scelta, unico indisponibile Leonardi che si è operato al ginocchio, ancora in bocca al lupo all'ex giocatore della Virtus Verona che ne avrà per 6 mesi. Probabilmente giocherà dal primo minuto, anzi senza probabilmente, io lo do per scontato, l'impiego dal primo minuto di Merola che ha fatto registrare dei progressi, diciamo così, evidenti nell'ultima trasferta di Ferrara, giocata proprio venerdì scorso con la vittoria della Pescara per 1-0, gol di Brosco nel finale. Nella Lucchese non c'è Quirini, che è un terzino squalificato per un turno dal giudice sportivo, è stato il migliore nella trasferta di Carpi, 0-0 del verdetto finale. In forte dubbio, Capitan Tumbarello.